Allora, la cosa è questa. Ekarim prima doveva fare lo Smite 650 e doveva fare la Trinity che era 3733. Adesso deve fare 0 sullo Smite e solamente 3333 sulla Trinity. Quindi spike molto prima, molto molto prima. E in realtà la nuova Trinity non è male perché sì, c'è la cosa dell'attack speed che prima magari te ne dava un po' meno in totale, soprattutto più avanti con la build, però la cosa forte è che hai il doppio proc. Machine, anche in più. Esatto, hai lo Shin, che è super potente per farstare, in particolare gli squishy, però soprattutto nei fight prolungati lo puoi procare più e più volte grazie alla Q. In più, guadagni movement speed colpendo i nemici, quindi è facile stare d'addosso, e guadagni attack damage per ogni nemico che colpisci, ok? E ti potenzia l'attacco, no, non è attack damage bonus, ma è il tuo base attack damage che viene potenziato. E i proc di Shin calcolano il danno in base al tuo attack damage di base, quindi quello che è proprio al campione senza oggetti, rune e così via. E quindi ti potenzia quello, quindi i prossimi proc di Shin faranno di più. E Ekarim, quanti Shin proc hai in un fight? Praticamente ogni volta che up, giusto? Perché fai Q auto, Q auto, Q auto, e più o meno una Q auto su due procchi quel danno lì. Quindi è davvero molto, molto, molto potente. E per reggere di più all'interno del fight, si utilizza molto bene la nuova Death Dance, che ha cambiato completamente identità. Prima la Death Dance era, diciamo, più da bruiser che voleva continuare a curarsi, invece in questo momento è più da qualcuno che entra nel fight e prende un sacco di danni e non vuol morire, ok? Mettiamola così. Perché quello che fa è convertire il 35% del danno che prendi in danno sul tempo. Quindi già sei super difficile da burstare. In più, dato che Karim ha un enorme impatto sull'inizio del fight, quindi entri e cerchi di detonare uno dei nemici rapidamente, magari con l'aiuto di qualcuno, oppure ti dedichi alla persona che viene focussata di più dai tuoi alleati o che ha preso più danno ad area, oppure semplicemente più squishy perché porti un sacco di danno già da solo. Nel momento in cui lo uccidi, non solo viene completamente rimosso il danno nel tempo che stai prendendo, ma in più recuperi vita nel tempo dopo quella kill. E guadagni movement speed, questo è semplicemente un bonus in più che è sicuramente comodo, però puoi praticamente trasformare Ekarim in un assassin con dei reset, vedila così. Questo è super 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 forte, però ti permette proprio di, con due oggetti, quindi in realtà molti meno gold rispetto a prima, perché due oggetti di prima ci mettevi qualcosa come 5 minuti in più ad arrivarci, adesso con due oggetti sei praticamente perfetto per ogni tipo di fight, e da lì puoi permetterti di andare su oggetti più difensivi. In realtà puoi anche andare a Sterak, che anche questo, diciamo, è un ottimo oggetto che ti permette di stare in vita, ok? Ti continua a dare HP, ti dà uno scudone e così via, quindi sinergizza molto bene con la Death Dance perché ti fa guadagnare ancora più tempo per fare la tua prima kill e da lì iniziare a resettare uno dietro l'altro sui nemici. L'alternativa è andare su qualcosa di più da tank, ok? Spirit Visage va benissimo perché hai un sacco di sostain nella tua build, oppure se hai bisogno di armatura Deathman, ok? Questa roba qua, la nuova Deathman, anche questa OP chiaramente per Ekarim, super potente per avere ancora più burst nell'entrare, pur essendo un difensivo. E in realtà Ekarim ha davvero degli oggetti stupendi per il momento, è proprio contento dei nuovi oggetti. Divine Trovo. Thunderer è un po', diciamo che è soprattutto buono se hai contro tanti tank, Ah, ok? sì. Perché le statistiche che ti dà sono poco danno, però ti dà un po' più di resistenza, e di solito i fight contro i tank durano un bel po', ok? Durano davvero tanto se rimane a lungo nel fight, quindi se tu hai sustain e hai HP è davvero difficile che ti buttino giù. In più fai danno in percentuale alla vita massima del nemico, e questo di solito è molto basso su uno squishy. Se tu becchi un Ashe o una Morgana, come ho visto nell'ultima, o forse una delle ultime partite che hai fatto con Ekarim, loro hanno 1300 HP, e 10% è davvero poco, ok? Un proc di Shin farebbe molto di più, soprattutto una volta che hai aumentato il tuo attack damage di base. In più l'altra cosa che ti dà è armor penetration in percentuale. E quindi un Ashe o una Morgana quanto armor hanno? 30, 40, magari Morgana con lo Zhonya un 60, 65, però 5% su ogni mitico non è tantissimo. E quindi questa build può funzionare bene se hai contro tanti tank, però l'esempio che volevo farti era, ok, avevo guardato questo game qua, e qua in realtà sono tutti praticamente super squishy. Nessuna di loro ha armatura, ok? C'è una Zhonya qua, in realtà basta. In realtà anche qua potrebbe esserci una Zhonya, però questa Evelynn non l'ha buildata. Quindi in realtà la tua ottimizzazione contro di loro non ha value. È una buona build, però solo È più quando c'è personale. tanta, esatto, solo quando c'è tanta ciccia e ci sono pochi carry.
La cosa figa della nuova Trinity è che la prima passiva è molto buona per chi fighta come Hecarim, perché nel momento in cui tu stai a lungo nel fight, continui ad accumulare base attack damage, quindi i tuoi proc shin diventano ancora più potenti. Vedi la scritta rossa, 200% del base attack damage. Con quella fai davvero tantissimo, soprattutto se guardi Hecarim, di solito chi usa bene la Trinity ha un danno base molto alto, oppure scala molto bene con il danno base, non necessariamente a livello 1, però più avanti. E qua 66 più 3,2 ogni livello. Ok, quindi in realtà a livello 10 quanto hai? Hai 96, e se tu moltiplichi 96 per 1,3, 96 per 1,3, questo è a livello 10, hai 100, 125. Ok, quindi 125 per 2, un proc di scima e 250 danni bonus oltre al tuo attacco base normale. Sì, sì. Ok, e se paragoni questo ai 130 che ti dava la Divine Thunderer contro uno squishy, non c'è paragone. Poi ovviamente contro i tank questa è molto più valido, contro quelli con tanti HP e così via. E considera che questo è a livello 10, poi più vai avanti più fai danno. Okay.